Benvenuto alla presentazione sulle frazioni equivalenti. Le frazioni equivalenti sono essenzialmente quello che dice la parola stessa. Sono due frazioni che, se anche usano due numeri diversi, in realtà rappresentano la stessa cosa. Lascia che ti mostri un esempio. Diciamo che ho la frazione. Perché non scrive? Fammi mettere il colore giusto. Allora, diciamo che ho la frazione un mezzo, 1 su 2. Quindi, graficamente, se lo dovessi disegnare, se io avessi una torta e la tagliassi in due pezzi, questo è il denominatore 2, e se poi mangiassi uno dei due pezzi, avrei mangiato mezza torta, un mezzo di questa torta. Ha senso, niente di troppo complicato. Ma che accadrebbe se io avessi la stessa torta, fammela disegnare, invece di dividerla in due pezzi, dividessi la torta in quattro parti. Quindi qui al denominatore ho una scelta di un totale di 4 pezzi di torta. Invece di mangiarne un pezzo, questa volta in realtà mangio 2 dei 4 pezzi, oppure mangio 2 quarti della torta. 2 su 4. Beh, se guardiamo questi due disegni, possiamo vedere che ho mangiato la stessa quantità di torta. Quindi queste due frazioni sono la stessa cosa. Se qualcuno ti dice di aver mangiato un mezzo di torta o se ti dice di aver mangiato 2 quarti di torta, esce fuori che ha mangiato la stessa quantità di torta. Ecco perché diciamo che sono frazioni equivalenti. In un altro modo, se avessimo, facciamone un altro, diciamo, questa torta è piuttosto brutta, ma fai finta che sia lo stesso tipo di torta. Diciamo che dividiamo questa torta in 8 pezzi. E adesso, invece di mangiarne 2, mangiamo 4 di questi 8 pezzi. 3 e 4. Quindi mangiamo 4 di 8 pezzi. Beh, finiamo di nuovo per mangiare la stessa quantità di torta. Ci mangiamo metà della torta. Quindi vediamo che un mezzo è uguale a 2 quarti e uguale a 4 ottavi. Riesci a vedere uno schema? Se guardi il rapporto fra un mezzo, 2 quarti e 4 ottavi? Beh, per andare da un mezzo a 2 quarti, moltiplichiamo il denominatore. Il denominatore, tanto per rinfrescarti la memoria, è il numero di sotto della frazione. Moltiplichiamo il denominatore per 2. E dopo aver moltiplicato il denominatore per 2, moltiplichiamo anche il numeratore per 2. E abbiamo fatto la stessa cosa qui. E ha un senso perché se raddoppio il numero di pezzi che stanno nella mia torta, poi dopo devo mangiare il doppio dei pezzi, per poter mangiare la stessa quantità di torta. Facciamo qualche altro esempio di frazioni equivalenti e spero che ti farà capire. Fammi cancellare queste cose. Perché non mi fa cancellare? Fammi usare il mouse normale. Va. Ecco qua. Ok, bene, scusa, eh. Allora, diciamo che ho la frazione 3 quinti. Ora, per lo stesso principio, fin tanto che moltiplichiamo il numeratore e il denominatore per gli stessi numeri, otteniamo una frazione equivalente. Quindi, se moltiplichiamo il numeratore per 7 e il denominatore per 7, otterremo 21, perché 3 per 7 fa 21, su 35. E quindi 3 quinti e 21 trentacinquesimi sono frazioni equivalenti. Ed essenzialmente, e non lo so se sai già come moltiplicare le frazioni, ma quello che abbiamo fatto è moltiplicare 3 quinti per 7 settimi per ottenere 21 trentacinquesimi. E se lo guardi così, quello che facciamo in realtà non è niente di magico, perché 7 settimi, quant'è 7 settimi? Se avessi 7 pezzi di torta e ne mangiassi 7, avrei mangiato la torta intera. Quindi 7 settimi è come dire 1. E quindi tutto quello che abbiamo detto in sostanza è 3 quinti e l'abbiamo moltiplicato per 1. L'abbiamo moltiplicato per 1, che in questo caso è come 7 settimi. Mamma mia, che brutto. 7 settimi. Ed è così che abbiamo ottenuto 21 su 35. E quindi è interessante, tutto quello che abbiamo fatto è moltiplicare per 1. E sappiamo che ogni numero per 1 alla fine è sempre lo stesso numero, e tutto quello che abbiamo fatto è semplicemente trovare un altro modo per poter scrivere 3 quinti, cioè 21 trentacinquesimi. Facciamo un altro esempio. Cominciamo con la frazione 5 dodicesimi. E
io la voglio scrivere con un denominatore diverso. Diciamo che la voglio scrivere con il denominatore 36. Allora, per passare da 12 a 36, perché cosa abbiamo moltiplicato? Il 12 sta nel 36 tre volte. Quindi, se moltiplichiamo il denominatore per 3, poi dobbiamo moltiplicare anche il numeratore per 3. Per 3. E otteniamo 15. E quindi otteniamo che 15 36esimi è la stessa cosa di 5 dodicesimi. E tornando al nostro esempio iniziale, tutto quello che dice è che se avessi una torta con 12 pezzi e ne mangiassi 5, diciamo che l'ho fatto io, poi tu hai una torta grande uguale, hai una torta con 36 pezzi e ne mangi 15. In realtà abbiamo mangiato la stessa quantità di torta.